Buonasera, sono contento di essere qua, sono sempre contento di venire a Torino Spiritualità e al Circolo dei Lettori. Io mi ricordo, me lo ricordo sempre quando vengo in questa sala. Anni fa abbiamo fatto col Circolo dei Lettori una rassegna sulla grande letteratura russa che si chiamava Gli Inabbracciabili e l'abbiamo cominciata con una lettura integrale della morte di Ivan Ilic, che con Carlo Boccadoro al pianoforte c'era questo. Ed è una. Io ho fatto tante letture, ho cominciato nel 99 e ne faccio mediamente due a settimana, quindi 100 l'anno, e quindi sono più di 2000. E quella lì probabilmente è la più bella che io abbia mai fatto. Insieme a un'altra, che invece lì leggevo sempre la morte di Ivan Ilic, però al Cimitero Monumentale di Torino, sottosera, e più andavo avanti e più veniva buio, e a un certo punto mi hanno detto, io non li ho visti, che c'erano dei pipistrelli che roteavano intorno alla mia testa. E il tema di oggi, io sono molto contento, l'ho detto anche ieri, abbiamo fatto una lettura a Teatro Gobetti da un grande libro di un avvocato napoletano, e il libro si chiama di un notaio napoletano che si chiama Salvatore De Matteis. Il libro si intitola Essendo capace di intendere e di volere, ed è una raccolta di testamenti olografi che sono bellissimi, ecco. E molto comici, anche se può sembrare strano. E è un tema, io le ultime due volte che sono venuto a Torino Spiritualità avrei potuto partecipare a questa edizione, perché la morte, io ho incontrato qua davanti Ermanno Cavazzoni, ero al telefono, ci siamo scambiati solo due cose, e mi ha detto: ah, sei qua anche tu per la morte? Io gli ho detto sì, e mi ha detto anch'io domani, ed era tutto con te. È la letteratura, è davvero un tema profondamente letterario, cioè è forse il racconto principale, insomma, no? E quando l'anno scorso Armando Buonaiuto mi ha detto che il tema di quest'anno sarebbe stato quello, a me è venuto subito in mente Tolstoj, e mi è venuto in mente perché Tolstoj, secondo me, è bravissimo a far morire la gente nei suoi romanzi, cioè davvero è bravissimo a fare tante cose, ma quella cosa lì gli viene d'un bene. Tra l'altro poi Tolstoj è anche con la propria, cioè la morte di Tolstoj è un... Io sento così, voi sentite bene? Ah, allora sono io che benissimo. Così anche voi. C'è qualcosa che non funziona tanto bene, secondo me, però. Dicevo, la morte di Tolstoj la conosciamo tutti, insomma, no? Ed è una morte anche quella memorabile. Io se devo identificare la fine della vita, c'è una cosa che diceva Pasolini, che diceva che la fine della vita è come l'ultimo fotogramma di un film e determina il montaggio di tutto il film, no? Cioè, e io se vedo l'ultimo fotogramma del film della vita di Tolstoj, c'è una foto in una biografia in russo di Tolstoj che è uscita in una collana meravigliosa che si chiama Vite di uomini illustri, una collana fondata da Gorky, di biografie. E c'è questa foto di Tolstoj nella casetta del capostazione di Ostapo, forse si chiama il luogo dove si vede la Tolstoj, non si vede, si vede la casetta, e fuori c'è una signora in punta di piedi che guarda la finestra, ed è la moglie di Tolstoj che Tolstoj non voleva far entrare, non aveva ammesso alla sua presenza che cercava di guardare suo marito. Quindi lui ha avuto una vita e una morte memorabili, ma la cosa ci sono dei problemi. La cosa che io ho pensato, mi sono accorto di questa cosa, della capacità di Tolstoj di lavorare, diciamo così, con la morte, quando ho letto l'ultima volta che ho riletto Guerra e Pace. Io faccio dei corsi dove insieme leggiamo, il prossimo comincia tra due settimane,
a turno Anna Karenina e Guerra e Pace in 7 settimane. Guerra e Pace si fa un po' più fatica perché un po', però sono 7 settimane diverse da tutto il resto dell'anno, perché io conosco la gente che si svegliava un'ora prima per leggere, che ha fatto questo corso, poverini, per leggere. Però sono davvero un'avventura, è come una corsa, è come una specie di maratona piena di cose, ecco. E l'ultima volta che l'ho letto sono stato colpito appunto dalla morte di Elena Kuragina, che è un personaggio centrale, che poi diventa Elena Bezukhova. È una donna bellissima che diventa sposa quello che poi diventerà il protagonista del romanzo, Pier Bezukhov, che è un orfano che all'inizio del romanzo si scopre che eredita per una fortuna straordinaria, cioè diventa proprietario dei possedimenti del padre naturale, che non l'aveva mai riconosciuto, e io mi quando si incontra, c'è una pagina nella traduzione di Zeteremis, nell'edizione Garzanti, a pagina 250, abbiamo appena cominciato Guerra e Pace, ecco, dice a Pier sembra, sono in un ricevimento, ecco, dato da Anna Pavlovna, che è una nobile di Pietroburgo. Anna Pavlovna toccò di nuovo col dito la manica di Pier e gli disse: «J'espère que vous ne direz plus qu'on s'ennuie chez moi». E gettò un'occhiata a Hélène. Qui sapete il francese. Comunque spero che non direte più che ci si annoia da me. E Hélène ebbe un sorriso che significava come per lei fosse inammissibile che qualcuno potesse guardarla senza rimanere incantato. La zietta tossì, inghiottì saliva e disse in francese che era molto contenta di vedere Hélène. Poi si rivolse a Pierre con lo stesso complimento e con l'identica espressione. Nel mezzo della conversazione, noiosa e stentata, la principessina Hélène si volse verso Pierre e gli sorrise di quel suo splendido, limpido sorriso col quale sorrideva a tutti. Pierre era così assuefatto a quel sorriso, diceva così poco ai suoi occhi che non vi fece alcun caso. In quel momento la zietta stava parlando della collezione di tabacchiere che possedeva il defunto padre di Pierre, il conte Bezukhov, e mostrò la propria tabacchiera. Allora la principessina Hélène chiese di vedere il ritratto del marito della zietta dipinto sul coperchio. «Deve averlo fatto Vines», disse Pierre. S'alzò per girare intorno al tavolo, ma la zietta gli porse la tabacchiera direttamente da dietro le spalle di Hélène. Hélène si piegò in avanti per far posto e si guardò intorno sorridendo. Come sempre ai ricevimenti portava un abito molto scollato sul seno e sulle spalle, secondo la moda di quel tempo. Il suo busto, che a Pierre era sempre apparso marmoreo, si trovava a una distanza così ravvicinata rispetto ai suoi occhi che, senza volerlo, anche i suoi occhi miopi distinguevano la grazia viva delle spalle e del collo, ed era così vicino alle sue labbra che gli sarebbe bastato chinarsi appena per sfiorarlo. Percepiva il calore del corpo di lei, l'effluvio dei profumi e lo scricchiolio del corsetto quando lei si muoveva. Vedeva non già la sua marmorea bellezza, che faceva tutt'uno con l'abito, vedeva e sentiva tutto il fascino del corpo di lei, nascosto solo dall'abito. E avendolo visto una volta, non poté più vederla altrimenti, così come non si può credere a un inganno quando questo è ormai svelato. Dunque fino ad ora non vi eravate accorto come sono bella? Sembrava dire Hélène. Non vi eravate accorto che sono una donna? Sì, io sono una donna che può appartenere a chiunque, anche a voi, diceva il suo sguardo. E nello stesso istante Pier sentì che Hélène non solo poteva, ma doveva essere sua moglie, che non poteva essere altrimenti. Ecco, questa roba qua, qui c'è un grande critico russo che si chiama Viktor Shklovsky, che ha scritto un articolo che si chiama L'arte come procedimento nel 1917. Io nel 2016
mi sono accorto che l'anno dopo sarebbe stato il 2017. Ogni tanto ho questi pensieri intelligenti. E ho pensato, non ho pensato all'anniversario della rivoluzione, ho pensato all'anniversario dell'articolo di Shklovsky, perché quell'articolo è un articolo straordinario, dove lui introduce la teoria dello straniamento, no? Il procedimento che usa Tolstoj per raccontare le cose. E racconta, dice che Tolstoj, facendo degli esempi, un esempio memorabile tratto da un saggio che si chiama Vergogna, dove Tolstoj si chiede: ma perché da noi si prende della gente, la si denuda, la si getta per terra con la schiena e le natiche denudate, la si batte sulla schiena e sulle natiche? Perché questo crudele modo di comportare? Perché non gli foriamo la carne con degli spilloni? Ecco, questa pratica qua, prendere della gente, denudarla, gettarla per terra e percuoterla sulla schiena e sulle natiche, aveva un nome solo: la fustigazione. Era una pratica molto diffusa in Russia. Chiunque si ricorda dei romanzi russi sa che era una pena accessoria al carcere, davano 3 anni più 20 frustate. Ed era, all'epoca c'era la servitù della gleba in Russia, ed era una punizione che i padroni potevano decidere per i loro servitori senza bisogno di passare da un giudice. Se un proprietario di servi della gleba, di anime, come si diceva, pensava che uno dei suoi contadini si fosse comportato male, poteva farlo frustare. E quindi, se Tolstoj avesse detto: ma perché c'è la servitù, perché c'è la fustigazione, tutti avrebbero capito, ma non avrebbero visto niente. Invece, dice Shklovsky, rallentando il riconoscimento e allungando il processo, cioè chi legge non capisce che sta parlando della fustigazione e vede la fustigazione come se la vedesse per la prima volta. E qui Tolstoj è straordinario nel farci vedere Hélène attraverso gli occhi di Pierre Bezukhov. E Bezukhov ha visto veramente Hélène per la prima volta e non si è più ripreso, nel senso che l'ha sposata, è come se fosse stato preso prigioniero da questa visione, no? così come Anna Karenina era prigioniera del marito Karenin, che era un funzionario. E in Anna Karenina c'è il processo inverso, cioè quando Anna all'inizio del romanzo va a Pietroburgo per aiutare la moglie a rimettersi insieme, insomma col compito di pacificare il fratello e la moglie che hanno litigato, partecipa a un ballo. A questo ballo la nipote Kitty aspetta che Vronsky, un giovane ufficiale, si aspetta che le faccia la proposta di matrimonio. Vronsky vede Anna e si innamora di lei. Anna si accorge di questa cosa, ma ritorna in treno a Pietroburgo. Lei è andata a Mosca e ritorna a Pietroburgo, e il treno si ferma a metà di notte. Lei esce per prendere un po' d'aria e sul binario di questa stazione abbandonata, in piena notte, c'è Vronsky. E lei gli chiede, ma come mai è qui? E Vronsky le risponde: io lo sa benissimo, io posso essere solo dove è lei. No? E non si parlano più, ritorna. Lei arriva in stazione, vede il marito e la prima cosa che pensa è: ma come mai ha quelle orecchie? Cioè vede il marito come se lo, e si accorge che non è proprio un Adone, che è esattamente il contrario di quello che succede a Pierre con Elena. E Elena, dicevo, il momento in cui muore, Elena muore a pagina, nell'edizione che ho io, 1132. 1136,
insomma, tra pagina 1132 e pagina 1000, perché a pagina 1132 si dice, si legge: on dit que la pauvre comtesse est très mal, le médecin dit que c'est l'angine pectorale, l'angine, oh, c'est une maladie terrible, on dit que les rivaux se sont réconciliés grâce à l'angine. E in un salone di Pietroburgo si dice che forse la contessa ha l'angine pectorale, no? E Tolstoj dice: la parola angine veniva ripetuta con grande piacere, che è esattamente quello che facciamo noi quando scopriamo di che malattia soffrono i nostri conoscenti, no? Ci piace far finta di essere dei medici anche noi. E poi a pagina 1136, nel capitolo 3 della prima parte del quarto libro, la sera di quello stesso giorno tutto parve combinarsi per gettare nell'allarme e nell'inquietudine gli abitanti di Pietroburgo. Al resto si aggiunse la notizia che la contessa Elena Bezukhova era prematuramente spirata per un attacco di angine pectorale. Si diceva nei circoli intimi che Elena aveva preso un'enorme dose della medicina prescrittale ed era morta tra atroci sofferenze prima che potessero soccorrerla. E basta. Di questo personaggio, che è un personaggio centrale del romanzo, è per esempio quella che convince Natasha a tradire Andrei con Ippolit, credo, Anatol, con suo fratello, e sparisce così, come se l'avesse annoiato, ecco. E il sollievo del lettore, di me come lettore, perché da questo momento Pierre è libero, non ha più quella scassa Maroni, scusate, di sua moglie, ecco. E c'è un altro, un racconto di Tolstoj che, dove la morte, la protagonista solo, si intitola Tre morti, ed è un racconto del 1859, molto breve, e le tre morti sono una nobile che soffre di polmoni e che vuole andare a farsi curare all'estero, è convinta che all'estero la guariranno, il marito è contrario ma non c'è niente da fare, e invece muore per strada, perché non ce la fa, ecco, ed è una morte terribile. Nella stazione di posta dove si sono fermati, dove si cambiavano i cavalli, c'è un contadino che sta morendo, e questo contadino, che si chiama Fedia, ha degli stivali nuovi, e c'è un ragazzo che lavora come aiutante del postiglione, che si chiama Sergei, e Sergei dice a questo contadino che è lì disteso, che sta morendo, che sa benissimo che sta morendo, gli dice: ma questi stivali nuovi a te non ti servono, dammeli a me. E Fedia gli dice: io te li do, però tu, quando muoio, mi costruisci una lapide, mi compri una lapide per la mia morte. E Sergei gli dice di sì, il contadino muore, lo seppelliscono, e dopo qualche tempo la cuoca dice a Sirioja, a Sergei: fai peccato, perché non compri la lapide? La compro. Almeno mettici una croce, gli stivali li porti. E come faccio? Vai nel bosco, tagli un frassino. L'ascia in basso suonava sempre più sordamente. Bianche schegge succose volavano sull'erba rugiadosa e si sentiva un leggero crepitio sotto i colpi. L'albero sussultò con tutto il corpo, si piegò e velocemente si raddrizzò, oscillando spaventato sulla sua radice. Per un attimo tutto s'acquietò, ma nuovamente... Che porca miseria! Nuovamente l'albero si piegò. Nuovamente si sentì il crepitio sul suo tronco e, rompendo i ramoscelli, abbassati i rami, esso piombò sull'umida terra con la cima. I suoni dell'ascia e dei passi si spensero. Il capirosso fischiò e volò più in alto. Il ramo che aveva toccato con le sue ali oscillò per un po' e si fermò, come anche gli altri, con tutte le foglie. Gli alberi si distinguevano ancora più gioiosamente nel nuovo spazio, con i loro rami immobili. I primi raggi del sole, perforata una nuvola trasparente, splendettero nel firmamento e passarono di corsa per la terra e per il cielo. La nebbia, a ondate,
iniziò a spandersi nei valloncelli. La rugiada, splendendo, iniziò a giocare sul verde. Le nuvolette biancastre, trasparenti, frettolose, si dispersero per la volta celeste. Gli uccelli facevano chiasso nel folto degli alberi e, come persi, cinguettavano qualcosa di felice. Le foglie succose mormoravano gioiosamente e tranquillamente sulle cime, e i rami degli alberi vivi, lentamente, maestosamente, cominciarono ad agitarsi sull'albero morto, accasciato. Ecco, questo è il finale di Tre morti, che io ho letto nella traduzione di Luisa De Nardis, da questa edizione Tolstoi, I Cosacchi e altri racconti di Garzanti. Ecco, questo, delle tre morti, la morte più bella è quella dell'albero, la morte più... C'è una scala, la morte della nobile è la più sofferente, la meno sensata. Quella del a Tolstoi piacevano molto i contadini, pensava, gli piacevano più dei nobili sicuramente. Però gli alberi e le bestie e anche gli stivali, mi viene da dire, gli piacevano più degli uomini. questa morte dell'albero è una morte quasi gioiosa, no? È una morte armoniosa, diversamente dalle altre, vedremo ancora. A me interessano molto in Tolstoi gli stivali. Interessavano molto anche a lui, secondo me. Lui è celebre questa cosa che lui aveva fondato, Tolstoi era un bastian contrario, ed era contrario anche al proprio talento. Era uno che che si ribellava, ecco, al fatto che tutti lo considerassero così bravo. Aveva fondato una scuola per i figli dei contadini e sosteneva che i figli dei contadini erano molto più bravi di lui a scrivere, e ha scritto un saggio che si intitola "Chi deve insegnare a scrivere a chi? Noi ai figli dei contadini o i figli dei contadini a noi?" E è una domanda da saggio, si capisce che lui pensa che siano questi figli dei contadini analfabeti, insomma, che hanno molto più talento di lui. A me sembra di no. E aveva fatto anche tra i suoi libri nel suo studio, insieme a Guerra e Pace, Resurrezione, Anna Karenina, eccetera, aveva messo anche un paio di stivali di corteccia di betulla che aveva fatto lui imparando dai contadini, come a dire che valevano lo stesso, ecco, che erano... Se non che erano, forse per un certo periodo ha pensato che fossero più utili gli stivali, ecco, di Anna Karenina, di Guerra e Pace, di queste cose delle quali noi parliamo tra poco sono 200 anni alla morte di Tolstoi, è nato nel 1828. E lui ha scritto anche un racconto che Joyce considerava il racconto più bello che sia mai stato scritto, che si intitola "Quanta terra serve a un uomo", ed è la storia di un contadino russo, cioè un contadino libero, ecco, che discute le mogli di due sorelle. Una si è sposata con un borghese, con uno che vive in città, e l'altra si è sposata con un contadino, e discutono chi stia meglio di loro. E quella, la moglie del contadino, dice: "No, noi stiamo meglio, voi avete sempre il problema di guadagnare, noi guadagniamo se abbiamo la terra". E il contadino dà ragione alla propria moglie e dice: "Sì, io vorrei solo più terra". E c'è un diavolo che li ascolta e pensa: "E adesso te la do io più terra", e quindi fa sì che il contadino prosperi, no? E a questo contadino arriva la voce che i baschiri danno la terra per tanta terra per delle cifre ridicole, ecco. E va in Baschiria e promette al capo dei baschiri gli dice: "Io ti do 1000 rubli, quanta terra mi dai?" E questo signore dice: "Io ti do tutta la terra che tu riesci a percorrere a piedi in un giorno, cioè prima che tramonti parti all'alba, ti do dei picchetti, tu segni dove sei arrivato, però devi tornare indietro entro il tramonto". Allora questo parte e cerca di andare più lontano possibile, perché vuole molta terra, e arriva
mette un picchetto, torna indietro e sta per tramontare il sole, si mette a correre e ce la fa, arriva, e quando arriva muore. E quindi i 1.000 euro restano i Baschiri, la terra resta dei Baschiri, e a lui gli danno 3 metri di terra, cioè lo seppelliscono, e quella lì è quanta terra serve a un uomo. Anche questo è un memorabile racconto sulla... cioè, si potrebbe scrivere una trilogia sulla morte in testo. Io ho scelto soltanto, mi sono chiesto, ragionando su questo, quante copie venderebbe un libro sulla morte in testo. Secondo me 250 copie, cioè sarebbe... perché poi c'è anche tutta una idiosincrasia. Io sono contento che Storia e Spiritualità ha scelto questo tema, anche perché c'è tutta un'idiosincrasia nei confronti, cioè, anni fa noi abbiamo fatto con un mio amico che si chiama Ugo Cornia, che l'ho detto anche ieri, che scrive, il primo romanzo di Ugo è un romanzo meraviglioso che si chiama Sulla felicità oltranza, e racconta la morte dei suoi genitori quando lui aveva poco meno di 30 anni, sono morti nel giro di pochi mesi, ed è un romanzo di una leggerezza incantevole, e lui aveva dato un titolo che io mi ricordo perfettamente quando ero a casa di Ugo e c'era il dattilo scritto su una sedia, e io ho visto il titolo, c'era la prima pagina, c'era sotto il nome di Ugo l'indirizzo del telefono e sopra scritto in grande il titolo, e il titolo era Tra un po' saremo tutti morti. E io non ci avevo mai pensato, e mi sono detto, ma è vero, cioè tra poco, tra qualche decina di anni, saremo tutti morti. Mi era sembrata un'idea bellissima, no? E mi era tornato in mente quei versi di Metastasio, non è vero che sia la morte il peggior di tutti i mali, è un sollievo per i mortali che sono stanchi di soffrire. Io non lo so voi, ma io non vorrei essere immortale, proprio mi sembra una condanna più che un superpotere, ecco. E quando quel romanzo lì è stato poi pubblicato da Sellerio, a cui è piaciuto moltissimo, è andato anche molto bene, però gli hanno cambiato il titolo, e mi diceva Ugo che in redazione a Palermo non lo nominavano neanche, dicevano ho letto il romanzo di Corni, e poi, quando gli hanno telefonato hanno detto bisognerebbe cambiare il titolo, e l'hanno chiamato appunto Sulla felicità oltranz, che è un bel titolo, ma tra un po' saremo tutti morti era proprio un'altra cosa, e secondo me era un titolo bellissimo. E dopo un paio d'anni con Ugo ci hanno chiesto, Marcos e Marcos, di partecipare a un'antologia fatta per sostenere la medicina palliativa, che sono quei medici che curano i malati incurabili, che è una cosa bellissima. Io ho parlato con un paio di loro e loro hanno delle storie da raccontare, veramente. E noi abbiamo partecipato e abbiamo detto al curatore, abbiamo un titolo, cioè, chiamatelo, se tra un po' saremo tutti. Il curatore era molto contento. Siamo andati alla presentazione del libro e ci siamo accorti che avevano cambiato il titolo. L'avevano chiamato Storie di un giorno che sai, che è una cosa disgustosa. E io quando sono andato sul palco ho raccontato questa storia e ho detto che secondo me Un giorno che sai di Ivan Ilic non sarebbe un titolo molto felice, ecco, anche da un punto di vista. O Un giorno che sai a Venezia di Thomas Mann non mi sembra una cosa geniale. Ecco. E un altro racconto memorabile, dove c'è una morte memorabile e dei memorabili stivali, è Costamier, che è un racconto celebre anche perché il protagonista è un cavallo. Il protagonista è un cavallo che ha la... Ci sono sempre tanti di quei significati nelle cose di Tolstoj. È sfortunato perché è un cavallo pezzato. È un cavallo che corre velocissimamente, molto bello, però è pezzato e quindi viene considerato meno e quindi viene castrato, insomma fa una vita disastrosa, poverino. E alla fine Tolstoj racconta la morte del cavallo e del suo padrone. Il cavallo muore e un cane resta la sua carogna. E un cane, poggiandosi con le zampe alla carogna, scrollando la testa, staccava facendo un gran rumore quel che aveva azzannato.
All'alba, in un burrone del vecchio bosco, nella parte bassa coperta di erba di una radura, ululavano felici dei lupacchiotti dalla grossa testa. Erano cinque, quattro quasi uguali, uno piccolo e con la testa più grande del corpo. Una secca lupa nel periodo della muta, trascinando per terra il ventre pieno coi capezzoli che pendevano, uscì dai cespugli e si sedette di fronte ai lupetti. I lupetti stavano in semicerchio davanti a lei. Si avvicinò al più piccolo e, abbassata la coda e voltato il muso in giù, fece alcuni movimenti convulsi e, aperta la bocca piena di denti, si tese e sputò fuori un grosso pezzo di carne di cavallo. I lupetti si strinsero a lei ancora di più, ma lei si mosse minacciosamente verso di loro e offrì tutto al più piccolo. Il piccolo, fingendo di arrabbiarsi, afferrò ringhiando la carne di cavallo sotto di sé e iniziò a mangiare. La lupa sputò fuori per il secondo e per il terzo e per tutte e cinque, e poi stette di fronte a loro a riposare. Dopo una settimana, accanto al tugurio del mattino c'era solo un enorme teschio e due ossa del bacino. Il resto era stato tutto portato via. In estate un contadino, che raccoglieva delle ossa, portò via anche queste ossa del bacino e il teschio e le utilizzò. Ecco, io, cioè questa cosa, quella bocca piena di denti, a me sembra di vederla, e anche le mammelle della lupa che strisciano, secondo me. E il finale vero e proprio però è questo qua. Dopo aver vagato per il mondo e dopo aver mangiato e bevuto, il corpo di Serpukhovskij, che è il padrone, venne messo nella terra molto più tardi. Né la pelle, né la carne, né le sue ossa servirono a qualcosa. E poiché già da 20 anni il suo corpo morto, che vagava per il mondo, era di gran peso per tutti, allora anche la raccolta di questo corpo nella terra fu solo una difficoltà superflua per la gente. Già da tempo non era più necessario a nessuno, era già da tempo di peso a tutti. Ma comunque i morti che sotterrano i morti trovarono necessario vestire questo corpo gonfio, subito putrefatto, con una bella uniforme, con dei begli stivali, metterlo in una bella bara nuova, con nappe nuove ai quattro angoli, poi mettere questa bara nuova in un'altra di piombo e portarla a Mosca, e lì di sotterrare antiche ossa umane e chiudere proprio là questo corpo in putrefazione, brulicante di vermi, con l'uniforme nuova e gli stivali puliti, e riempire tutto di terra. Questa secondo me è la più bella descrizione di una... cioè sembra di vederlo, ecco, no? Questo corpo in putrefazione e gli stivali puliti, no? Questi dettagli così, la nostra vita insensata, lui è bravissimo a raccontarci. I due libri però che secondo me, che sono più... che mi colpiscono di più di Tolstoj, e sono Kaji Murat e La morte di Ivan Ilich, con cui finisco. Kaji Murat è stato scritto tra 1898 e il 1902. Tolstoj muore nel 10, è l'ultimo romanzo di Tolstoj. Shklovskij, che appunto è forse più insomma un grande critico di Tolstoj, dice che Tolstoj ha scritto delle cose belle, delle cose bellissime, e Kaji Murat, e secondo Shklovskij Kaji Murat è stata la sua ultima preghiera. E Kaji Murat Tolstoj volle che uscisse postumo, è uscito nel 1912 ed era convinto che sarebbe stato censurato, perché c'è un capitolo, il protagonista è questo ribelle che aiuta i ceceni nella rivolta contro la Russia, è il luogotenente di Shamil, che è il capo dei ceceni, che è passato, prima stava con i russi, poi è passato con i ceceni, e il libro comincia quando Kaji Murat ritorna con i russi, cioè ha litigato con Shamil e torna con i russi. E la figura di Kaji Murat, che era un avversario, Tolstoj era un russo, no? Quindi era un nemico, è una figura anche
Beh, poi era un musulmano. Il modo in cui si comporta, la spiritualità di Haji Murat, il modo in cui prega tutti i giorni, più volte, muovono un'ammirazione verso questo nemico, verso questo altro. Cioè si sente che Tolstoj ha un grande rispetto di questa figura, che è una figura realmente esistita, ecco. E c'è un paragone col capo dei russi, che è Nicola I. Nicola I continuamente pensa: cosa sarebbe la Russia senza di me? E poi ogni tanto, quando è di buon umore, pensa: e l'Europa cosa sarebbe senza? È proprio un coglione, cioè uno è uno che ha una vita sessuale, insomma, disordinata, diciamo così, e con delle ragazze che gli si concedono. È davvero una figura disgustosa, ecco. È uno che quando va a messa ha l'impressione che, mentre Haji Murat appunto si obbliga a pregare tutti i giorni, quando Nicola I va a messa ha l'impressione che gli inni siano per lui, non per Dio. È veramente, è come ricorda l'Alessandro I di Guerra e Pace, che pensa di comandare l'esercito, invece per fortuna non lo comanda lui, perché tutti gli ordini che dà arrivano tardi, perché lui è a Pietroburgo, ma se venissero eseguiti sarebbe un disastro. È bellissimo Alessandro I in Guerra e Pace, perché scoppia a piangere continuamente quando la cosa più diciamo così eloquente che fa, appunto, è piangere. Il romanzo comincia, Haji Murat, nella casa di Sado, che è un ceceno che ospita Haji Murat, che sta scappando da Shamil, ed è fiero di rischiare per questo. E il figlio di Sado è un ragazzo di 15 anni che, con i suoi occhi neri come mirtilli, guarda Haji Murat come un eroe. È evidente che vorrebbe essere come lui. E qualche capitolo dopo Tolstoj ci racconta, ci riporta nello stesso villaggio, dopo un attacco dei russi ordinato da Nicola I. E il capitolo è questo. Sado, scrive Tolstoj, era andato con la famiglia sulle montagne quando i russi si erano avvicinati al villaggio. Tornato al villaggio aveva trovato la sua casa distrutta. Il tetto era sfondato e la porta e le colonnine della piccola loggia bruciati, e l'interno tutto sottosopra. Suo figlio, quel bel ragazzino con gli occhi splendenti che guardava entusiasta Haji Murat, era stato portato morto in moschea su un cavallo coperto da un mantello di feltro. Era stato colpito da una baionettata alla schiena. La donna austera che aveva servito Haji Murat quando era stato lì ospite, adesso, con la camicia strappata sul petto a scoprire il vecchio seno avvizzito, coi capelli sciolti, stava di fronte al figlio e si graffiava sangue il volto e non smetteva di piangere a dirotto. Sado, con pala e piccone, era uscito con i parenti a scavare la tomba al figlio. Il vecchio nonno sedeva appoggiato alla parete diroccata della sacca e, incidendo un bastoncino, guardava fisso davanti a sé. Era appena tornato dai suoi alveari. Lassù, due covoni di fieno erano stati bruciati. Erano stati spezzati e bruciati gli alberi di albicocche e di ciliegie che egli stesso aveva piantato e che erano cresciuti, e soprattutto erano stati bruciati tutti gli alveari e le api. I pianti delle donne si sentivano in tutte le case e nella piazza dove erano stati portati altri due corpi. I bambini piccoli piangevano insieme alle madri. Si lamentava anche il bestiame affamato, al quale non c'era niente da dare. I bambini grandi non giocavano, ma con occhi impauriti guardavano gli adulti. La fontana era stata imbrattata evidentemente apposta, tanto che non si poteva prenderne acqua. Era stata imbrattata anche la moschea e il mullah con i suoi abitanti la stava pulendo. Gli anziani si erano raccolti sulla piazza e, seduti sui talloni, ragionavano sulla situazione. Di odio per i russi nessuno parlava.
Il sentimento che provavano tutti i ceceni, dal più piccolo al più grande, era più forte dell'odio. Non era odio, era il non riconoscere questi cani russi come uomini. È un disgusto tale, una ripugnanza e un imbarazzo tali di fronte alla crudeltà insensata di questi esseri, che il desiderio di sterminarli, così come il desiderio di sterminare i topi, i ragni velenosi o i lupi, era tanto naturale quanto l'istinto di conservazione. A me questa sembra una pagina memorabile e è straordinario il modo in cui Tolstoj, che è russo fino al midollo, riesce a mettersi dalla parte dei ceceni. E io questa pagina mi viene sempre in mente quando sento quelli che vorrebbero proibire la letteratura russa per le circostanze odierne. Sarebbe una stupidata così grossa. Gli scrittori russi sono stati, a ragione, i principali nemici del potere russo, sono stati le vittime principali e bisognerebbe diffonderli di più anziché vietarne la diffusione, secondo me, in questo periodo. Vi leggo anche la fine di Hagi Murad. No, anzi, non ve la, perché se magari lo legge. Questo l'ho letto nella mia traduzione, che è un'edizione Garzanti. E, no, passiamo alla morte di Vanni Nietzsche. Una cosa che mi è venuta in mente recentemente, perché pensavo a Antonio Pennacchi, che è un grande scrittore, che è stato con me anche molto generoso. A me piace molto la scrittura di Antonio, che scrive un po' come se parlasse, no? Che è piena di modi di dire, di latino, insomma, di romanesco, così. E mi piace molto quella scrittura lì, e ho ripensato a lui quando ho letto questa parte della morte di Ivan Ilic di Tolstoj. Ivan Ilic è un magistrato, che è un personaggio anche abbastanza antipatico, no? è uno che a cui nessuno vuole bene veramente, e che non vuole bene, è una vita così, insomma, brutta. E a un certo punto viene trasferito, compra un appartamento dove deve venire la sua famiglia e ci mette tutto quello che si trova, di solito, scrive Tolstoj, nelle case di quelli che non sono proprio ricchi, ma che vogliono assomigliare a dei ricchi, e finiscono così per assomigliarsi tutti tra loro. Damaschi, ebani, fiori, tappeti e bronzi. Tutto era scuro e brillante. Nell'appartamento di Ivan Ilic c'era tutto quello che le persone di un certo ceto trovano per assomigliare alle persone di un altro ceto. E da lui assomigliava talmente che era come se non si vedesse niente. Ma lui questo sembrava, in un certo senso, un tratto distintivo. Ecco, io ho pensato, ci sono dei libri che sono scritti così bene, damaschi, ebani, fiori, tappeti e bronzi, che è come se non si vedesse niente. I libri di Antonio Pennacchi no, si vede, e i libri di Tolstoj no, si vede tutto, si vedono i denti del lupo, si vedono gli stivali puliti, cioè è come se venissero, ci feriscono queste cose qua, e bisogna essere bravi. Quando ha letto la morte, io ho scritto un'introduzione, questa edizione Feltrinelli che ho tradotto io, della morte di Ivan Ilic, e finisce con una frase di un musicista, Piotr Ilic Čajkovskij, e scrive: ho letto la morte di Ivan Ilic, sono più che mai convinto che il più grande scrittore di tutti i tempi è Lev Nikolaevich Tolstoj. Dentro questa roba qua, questa, cioè, Tolstoj fa qua in questo racconto, o romanzo, insomma, in russo si chiama povest, che è l'equivalente, è un racconto lungo, romanzo breve, l'equivalente forse della novella, anche se novella è una parola ormai, sembra una parola del secolo scorso, noi non la usiamo più, invece povest in Russia si usa ancora, ma insomma, della morte di Ivan Ilic, fa nella morte di Ivan Ilic quello che fa in quel articolo Vergogna con la fustigazione.
Cioè ci fa vedere la morte come se la vedessimo per la prima volta. È davvero incredibile la potenza, secondo me, di questo racconto. E questa cosa qua, a un certo punto, quando Ivan Ilitch si ammala e nessuno gli dice che è grave, ma lui lo sa, o lo teme, ecco. E Dostoevskij, quell'esempio di sillogismo che aveva studiato nel manuale di logica di Kiesewetter, Caio è un uomo, gli uomini sono mortali, perciò Caio è mortale, a Ivan Ilitch era sembrato per tutta la vita valido solo in rapporto a Caio e in alcun modo in rapporto a se stesso. Una cosa era l'uomo Caio, l'uomo in generale, e in questo caso il sillogismo andava benissimo, ma lui non era né Caio né l'uomo in generale, ma era sempre stato un essere molto molto particolare, molto diverso da tutti gli altri esseri. Era stato Vania con la mamma, col papà, con Mitya e Valodia, con i giochi, col cocchiere, con la gnagna, e poi con Katienka, con le gioie, i dolori, gli entusiasmi dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza. Aveva mai sentito Caio l'odore del pallone di cuoio che al piccolo Vania piaceva così tanto? Aveva mai baciato la mano alla mamma, Caio? E avevano mai frusciato così dolcemente per Caio le pieghe di seta del vestito della mamma? Aveva mai litigato Caio per le frittelle all'istituto di giurisprudenza? E Caio era mai stato innamorato? E sapeva Caio presiedere un'udienza in tribunale? Certo che Caio è mortale, lui è giusto che muoia, ma io, Ivan Ilitch, con tutti i miei sentimenti, i miei pensieri, io sono un'altra cosa. Non è possibile che mi tocchi morire, sarebbe troppo orribile. Questo sentiva. Ecco, e vorrei finire leggendovi appunto il finale. Erano passate, sono una ventina di minuti, finiamo con questo. Erano passate altre 2 settimane. Ivan Ilitch ormai non si alzava più dal divano, non voleva coricarsi sul letto e si coricava sul divano, e stando coricato quasi tutto il tempo con la faccia alla parete soffriva in solitudine le stesse interminabili sofferenze e pensava in solitudine lo stesso interminabile pensiero. Che roba è? È davvero la morte? E la voce interna rispondeva sì, davvero. Perché questi tormenti? E la voce interna rispondeva così, per niente. Al di là di questo non si andava. Dall'inizio della malattia, da quando Ivan Ilitch era andato per la prima volta dal dottore, la sua vita si era divisa in 2 opposti stati d'animo che si succedevano l'uno all'altro. A volte era la disperazione e l'attesa di una morte incomprensibile e orribile, a volte era la speranza e l'osservazione colma di interesse dell'attività del proprio corpo. A volte davanti agli occhi aveva un rene o un intestino che si era rifiutato temporaneamente di compiere le proprie funzioni, a volte solo un'incomprensibile e orribile morte dalla quale non c'era modo di salvarsi. Questi 2 stati d'animo, fin dall'inizio della malattia, si erano succeduti l'uno all'altro, ma quanto più andava avanti la malattia, tanto più discutibili e fantastici diventavano i pensieri sul rene e tanto più reale la coscienza della morte imminente. E bastava ricordarsi com'era 3 mesi prima e com'era in quel momento. Gli bastava ricordare la sua progressiva discesa dalla montagna perché crollasse ogni speranza. Negli ultimi tempi della solitudine nella quale si trovava, coricato sul divano col viso verso la spalliera, quella solitudine in mezzo a una città piena di gente, ai suoi innumerevoli conoscenti e alla sua famiglia, una solitudine più completa della quale non poteva esserci niente da nessun'altra parte, né sul fondo del mare, né sottoterra. Negli ultimi tempi di quella orribile solitudine, Ivan Ilitch viveva solo immaginando il passato. Uno dopo l'altro gli si presentavano quadri del suo passato. Si iniziava sempre col passato più recente e si finiva per arrivare al più remoto, all'infanzia, e lì ci si fermava.
se si ricordava della marmellata di prugne che gli aveva andato a mangiare quel giorno, gli venivano in mente le prugne francesi, crude, grinzose, dell'infanzia, il loro sapore particolare, l'abbondanza della salivazione quando si arrivava al nocciolo. Insieme al ricordo di questo sapore nasceva un'intera serie di ricordi di quei tempi, la gnagna, il fratello, i giochi. Non bisogna pensarci, fa troppo male, si diceva Ivan Ilic, tornava di nuovo al presente, al bottone sulla spalliera del divano e alle grinze del marocchino. Questo marocchino è caro, poco resistenza, abbiamo litigato per causa sua. Ma c'era stato un altro marocchino e un altro litigio quando abbiamo rotto la borsa di nostro padre e ci hanno punito, ma la mamma ci ha portato poi le frittelle. E Ivan Ilic era fermato ancora sull'infanzia, ancora il ricordo gli aveva fatto male. E aveva cercato di cacciarlo, di pensare ad altro. E ancora, insieme a questa serie di ricordi, gli si era mossa nell'animo un'altra serie di ricordi su come si era aggravata e si era sviluppata la sua malattia. E anche qui, più si andava indietro, più vita c'era. E più c'era del bene nella vita, e più c'era la vita stessa. E le due serie di pensieri si univano. I tormenti sono sempre peggiori più si va avanti, e così tutta la vita, andando avanti, è diventata sempre peggiore, pensava. C'era un punto luminoso là indietro, all'inizio della vita, poi tutto era diventato sempre più nero e tutto era diventato sempre più veloce, inversamente proporzionale al quadrato delle distanze dalla morte, aveva pensato Ivan Ilic. E questa immagine della pietra che precipitava con velocità in costante aumento gli si era impressa nell'animo. La vita, una serie di sofferenze accelerate, precipita sempre più velocemente verso la fine, verso la più terribile delle sofferenze. Io precipito. Trasaliva, si muoveva, voleva opporsi, ma sapeva già che non si poteva opporre ancora, con gli occhi stanchi per riguardare, ma che non potevano non guardare quel che va davanti. Guardava lo schienale del divano e aspettava quell'orribile caduta, l'urto, la distruzione. Non ci si può opporre, si diceva, ma almeno capire perché tutto ciò, anche questo è impossibile. Si potrebbe spiegare se dicessi di non aver vissuto come si deve, ma non si può ammettere una cosa del genere, diceva se stesso, ricordando tutta la regolarità, la correttezza, il decoro della sua vita. Non si può ammettere, diceva fra sé, sorridendo con le labbra, come se qualcuno potesse vedere quel sorriso e esserne ingannato. Non c'è nessuna spiegazione. La sofferenza, la morte, perché? Così erano passate 2 settimane. Queste 2 settimane c'era stato un avvenimento auspicato da Ivan Ilic e dalla moglie. Patrishov aveva fatto una formale richiesta di matrimonio. Era successo di sera. Il giorno dopo Praskovia Fyodorovna era andata dal marito meditando sul modo migliore per comunicargli la proposta di nozze di Fyodor Petrovich. Ma quella stessa notte Ivan Ilic aveva avuto un nuovo peggioramento. Praskovia Fyodorovna, che è la moglie, l'aveva trovato sul solito divano ma in una nuova posizione. Giaceva supino, gemeva e guardava di fronte a sé con lo sguardo fisso. Lei si era messa a parlare di medicine. Lui aveva spostato lo sguardo su di lei. Lei non era riuscita a finire il discorso. Tanta rabbia, proprio per lei, era espressa in quello sguardo. Per carità del Signore, lasciami morire in pace, aveva detto lui. Lei voleva andare via, ma in quel momento era entrata la figlia che si era avvicinata per salutare il padre. Lui aveva guardato la figlia come aveva guardato la moglie e alle sue domande sul suo stato di salute le aveva detto asciutto che presto avrebbe liberato tutti loro della sua presenza. Le due donne erano ammutolite, erano rimaste un po' sedute e se ne erano andate. Che colpa abbiamo noi? Aveva detto Lisa la madre, come se fossimo state noi. Mi dispiace per papà, ma perché ci deve tormentare così? Alla solita ora era arrivato il dottore. Ivan Ilic aveva risposto sì, no, senza togliergli di dosso il suo sguardo esasperato. Verso la fine della visita gli aveva detto, ma lei lo sa che non può far niente, mi lasci stare. Alleviare le sofferenze si può, aveva detto il dottore. Non può far neanche quello,
vada via. Il dottore era passato in salotto e aveva comunicato a Praskovia Fyodorovna che andavamo molto male e che c'era solo un modo, l'oppio, di alleviare le sofferenze che dovevano essere orribili. Il dottore aveva detto che le sue sofferenze fisiche erano tremende e questo era vero, ma più tremende le sofferenze fisiche erano le sofferenze morali e in quelle c'era il suo principale tormento. Le sue sofferenze morali consistevano nel fatto che quella notte, guardando il viso assonnato bonario con gli zigomi larghi di Gerasim, che era un servo della gleba che lo aiutava e che era l'unico che non faceva finta che Ivan Ilich non dovesse morire, e questa cosa a Ivan Ilich piaceva molto, gli era venuto in mente in un tratto: ma guarda, forse davvero tutta la mia vita cosciente è stata una vita sbagliata. Gli era venuto in mente che quello che prima gli sembrava impossibile, l'idea di non aver vissuto la propria vita come avrebbe dovuto, poteva essere la verità. Gli era venuto in mente certe sue pretese di lotta appena percepibili contro quello che veniva considerato buono dalle persone altolocate, pretese appena accennate che lui aveva subito allontanato da sé. Gli era venuto in mente che proprio quelle potevano essere giuste, e tutto il resto sbagliato. E il suo lavoro, il suo modo di stare al mondo, la sua famiglia, gli interessi sociali e professionali, tutto questo poteva essere sbagliato. Aveva tentato di difendere di fronte a se stesso queste cose ed un tratto aveva sentito tutta la debolezza di quel che difendeva. C'era niente da difendere. Ma se è così, si era detto, e io esco dalla vita con la coscienza di aver sperperato tutto quello che mi era stato dato e non si può rimediare. Allora si era steso supino e aveva cominciato a riesaminare da capo tutta la sua vita in modo nuovo. Quando aveva visto quel mattino l'acchè, poi la moglie, poi la figlia, poi il dottore, ogni loro movimento, ogni loro parola gli confermava l'orribile verità che gli si era rivelata la notte. In loro vedeva se stesso, tutto quello di cui aveva vissuto, e vedeva chiaramente che era tutto sbagliato. Era un orribile, enorme inganno che nascondeva la vita e la morte. Questa consapevolezza cresceva, decuplicava le sue sofferenze fisiche. Gemeva, si agitava, si strappava i vestiti. Gli sembrava che lo soffocassero, lo schiacciassero, e per questo li odiava. Gli aveva dato una forte dose di oppio, aveva perso i sensi. Ma a pranzo era ricominciato tutto come prima, cacciava via tutti e si agitava, cambiava posizione. Era arrivata la moglie e gli aveva detto: Jean, tesoro, fallo per me, non può peggiorare la situazione, ma spesso è d'aiuto, cos'è? Non è niente, anche i sani spesso. Ivan Ilich aveva sgranato gli occhi, cosa? Comunicarmi, perché non c'è bisogno, però lei era scoppiata a piangere. Allora, amico mio, chiamo il prete, è così gentile? Benissimo, molto bene, aveva scandito lui. Quando era arrivato il prete, l'aveva confessato, lui si era addolcito, aveva sentito una specie di sollievo ai suoi dubbi e di conseguenza anche alle sofferenze, e aveva trovato un minuto di speranza. Aveva ricominciato a pensare all'intestino cieco e alla possibilità di guarire. Si era comunicato con le lacrime agli occhi. Quando lo ha ancoricato sul letto dopo la comunione, per un attimo si era sentito leggero, era apparsa ancora una speranza di vita. Si era messo a pensare all'operazione che gli avevano proposto: vivere, voglio vivere, si era detto. La moglie era venuta a felicitarsi, aveva detto le parole che si dicono e aveva aggiunto: non è vero che stai meglio? Lui, senza guardarla, aveva esclamato: sì. Vestito di lei, la sua costituzione fisica, l'espressione del suo volto, il suono della sua voce, tutto gli diceva una cosa sola: sbagliato. Tutto quello di cui hai vissuto è una menzogna, un inganno che ti ha nascosto la vita e la morte. E non appena aveva pensato queste cose, il suo odio era tornato a galla, e insieme all'odio le tormentose sofferenze fisiche, e con le sofferenze la coscienza dell'inevitabile prossima fine. Era successo qualcosa di nuovo. Ha cominciato a vorticare, a sentirsi pungere, a sentirsi mancare il respiro. L'espressione del suo volto, quando aveva esclamato sì, era orribile. Dopo aver pronunciato quel sì, guardandola dritta negli occhi, si era steso bocconi con una rapidità insolita
per il suo stato e aveva gridato fuori, lasciatemi solo. Da quel momento era cominciato il grido che non si era interrotto per 3 giorni, che era così orribile che non lo si poteva ascoltare senza provare orrore neanche dietro 2 porte chiuse. Nel momento in cui aveva risposto alla moglie aveva capito che era perduto, che non c'era ritorno, che era arrivata alla fine, proprio con la fine, proprio la fine. Ma il dubbio non era risolto, era rimasto col dubbio. Oh, oh. Oh, gridava con varie intonazioni. Aveva cominciato a gridare non voglio. Aveva continuato a gridare la lettera O. Per tutte e 3 i giorni, nel corso dei quali per lui il tempo non era esistito, aveva annaspato in quel sacco nero nel quale l'aveva cacciato un'invisibile, invincibile forza. Si dibatteva come si dibatte nelle mani del boia il condannato a morte, sapendo di non potersi salvare, e ogni minuto che passava sentiva che, nonostante tutti gli sforzi della lotta, si avvicinava sempre di più a quello che lo faceva inorridire. Sentiva che il suo strazio veniva dall'essere stato fiaccato in quel buco nero e ancora di più dal fatto di non poterlo attraversare. Ne era impedito dalla convinzione che la sua vita era buona. Era questa tenace giustificazione della propria vita che lo bloccava e non lo lasciava andare avanti e più di tutto lo tormentava. Ad un tratto una qualche forza sconosciuta l'aveva colpito nel petto, nel fianco. Gli aveva fatto mancare il respiro ancora di più, l'aveva fatto sprofondare nel buco e là, alla fine del buco, qualcosa aveva brillato. Gli era successo quel che succede quando si viaggia nel vagone di un treno, quando si pensa di andare avanti e invece si va indietro ed un tratto ti accorgi della direzione del viaggio. Sì, è stato tutto sbagliato, si era detto, ma è lo stesso, si può. Si può fare qualcosa di giusto, ma cosa? Si era chiesto. Ed un tratto si era calmato. Era successo alla fine del 3° giorno, 1 ora prima della sua morte. Quel preciso momento il ginnasiale era entrato furtivamente nella stanza, il figlio più piccolo, e si era avvicinato al letto del padre. Moribondo continuava a gridare disperato e agitare le braccia. Una mano era capitata sulla testa di suo figlio. Il figlio l'aveva afferrata, l'aveva stretta alle labbra e era scoppiato a piangere. In quello stesso momento Ivan Ilitch era sprofondato, aveva visto la luce e aveva scoperto che la sua vita non era stata come avrebbe dovuto essere, ma che a questo si poteva ancora rimediare. Si era chiesto cosa si poteva fare di giusto e si era calmato mettendosi in ascolto. Aveva sentito qualcuno che gli baciava la mano, aveva aperto gli occhi e aveva visto il figlio. Aveva avuto pietà di lui. La moglie gli si era avvicinata, l'aveva guardata, lei con la bocca aperta, le lacrime che scorrevano sul naso e sulle guance, senza che lei asciugasse, lo guardava con aria disperata. Aveva avuto pietà di lei. Sì, li tormento, aveva pensato. Mi fanno pietà. Staranno meglio quando sarò morto. Voleva dirlo, ma non aveva la forza di pronunciare la frase. Del resto, perché parlare? Bisogna fare, aveva pensato. Aveva indicato con gli occhi il figlio alla moglie e aveva detto, portalo, mi fa pietà, anche tu. Voleva dire anche, scusami, ma aveva detto, usami. E non avendo la forza per correggersi, aveva agitato una mano sapendo che chi doveva capire avrebbe capito. Ed un tratto gli era sembrato chiaro che quello che lo faceva penare e non voleva andare via, se ne stava andando via ad un tratto, tutto in una volta, da 2 parti, da 10 parti, da tutte le parti. Gli facevano pietà. Bisognava fare in modo che non stessero più male. Liberarli e liberare se stesso da quelle sofferenze. Com'è bello e com'è semplice, aveva pensato. E il male, si era chiesto. Dov'è andato? Beh, dove sei? Male. Si era messo a ascoltare. Eccolo qua. Beh, è lo stesso. Sta pur qua. E la morte? Dov'è? Aveva cercato la sua solita paura della morte, quella di prima, e non l'aveva trovata. Dov'era? Che morte?
non c'era nessuna paura perché non c'era nessuna morte. Invece della morte c'era la luce. Ah, è così, aveva esclamato d'un tratto. Che meraviglia! Tutto questo era successo in un attimo per lui. Il significato di quell'attimo non era più cambiato. Per i presenti la sua agonia era durata altre 2 ore. Nel suo petto qualcosa gorgogliava. Il corpo estenuato sussultava. Poi si erano fatti sempre più radi il gorgoglio e il rantolo. È finita, aveva detto qualcuno sopra di lui. Lui aveva sentito quelle parole e le aveva ripetute nel suo animo. È finita la morte, si era detto. Non c'è più. Aveva aspirato l'aria, a metà del respiro si era fermato, aveva allungato le membra e era morto.